Tu sai che cosa terrorizza le persone? Essere nudi, essere visti lì dove non vorremmo vedere neppure noi, quello fa paura. E io ho avuto paura di perderti. Penso che hai così paura di soffrire ancora che non vuoi rischiare. Ma se la vita è cercare la donna perfetta, la vita perfetta, e poi ti accorgi che ami un'imperfezione, non ti rendi conto che questa cosa è folle? Sì, certo che me ne rendo conto. È folle innamorarsi di... Il mio vero padre mi ha venduto, per quello finto non sono stato altro che un peso. Tutte bugie. La mia vita, questa, è stata una serie infinita di bugie. E perché proprio io? Perché dovrei fidarmi di te? Perché sei la persona più onesta che conosco. Respiraci, ci sono io. Non capisci che quello è il problema. Il problema è che ci sei tu. Sono sicura che se usi il cuore, una soluzione la trovi. Tu lo sai che l'ho fatta. L'ho fatta entrare nella mia vita. Tu mi hai mentito. Non voglio farti del male. Hai paura di soffrire e ti nascondi dietro la tua razionalità. Ma la vita non è così. Non è razionalità. È caos, è un gran casino. E bisogna affrontare, e bisogna aiutare. È difficile amare se non si è stati amati. Fondamentalmente sei te stesso. Sorprendente, ma quando lo fai non sei mai. Te ne dico un'altra di verità. Diego non è mai. Se ci fossero soltanto cose terribili. Non è della verità che deve aver paura. Perché sotto le cose brutte e le cose terribili c'è sempre qualcosa di buono. La verità è... La verità è che tu ami un'altra. Dopo il tradimento... Cosa vuoi spiegare? Stai zitto! Non te resta come prima. Sarai contento, hai ragione. Non sono abbastanza per te. Vuoi che non è abbastanza per te?